Sono il tenente Carter Blake e questo è l'agente Norman Jade dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo e non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. La vita di Sean Mars potrebbe dipendere da lei. Ci dica quello che sa, dottore. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. È suo dovere informare la polizia nel caso abbia dei sospetti su un suo paziente, dottore. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. Sono certo che lei non ha intenzione di proteggere un assassino. Se sa qualcosa, ce lo dica. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei sarà bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza. Blake, basta così. Andiamoci. Mi lasci andare. Lei non ha alcun diritto. Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. Se non lasci subito quest'uomo, sarò costretto a fare rapporto e tu perderai il caso. Che cazzo di problema hai, Norman? Te la fai sotto? Non vuoi salvare il piccolo Sean Mars? Voglio salvare Sean Mars tanto quanto te, ma non per questo infrango la legge. Quindi piantala immediatamente con queste stronzate! Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche. Sono il tenente Carter Blake e questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo e non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. Sono certo che lei non ha intenzione di proteggere un assassino. Se sa qualcosa, ce lo dica. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. Ha ragione. Lei ha il dovere di dirci ciò che sa. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. È suo dovere informare la polizia nel caso abbia dei sospetti su un suo paziente, dottore. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei sarà bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza! Mi lasci andare. Lei non ha alcun diritto. Ma davvero?
Sono io che decido quello che è giusto o sbagliato. E ho appena deciso che lei si sbaglia, dottore. Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche.